Buongiorno a tutti. In questo video vedremo come configurare su una centrale di allarme Inim il triplo bilanciamento realizzato su un sensore di movimento della Bentel. Per la configurazione utilizzeremo il software SmartLig. Apriamo la pagina di programmazione dei terminali. In alto a sinistra abbiamo la rappresentazione grafica della centrale con le tre uscite di colore rosso e 5 terminali di colore blu. Se posizioniamo il mouse sul primo terminale di sinistra, apparirà l'etichetta con il nome della zona. Al momento appare ancora quella di default, centrale T01. Premiamo il tasto destro per far apparire il menu contestuale e dal quale selezionare la voce Double, zona doppia. Ora la grafica ci presenta due sensori collegati sul terminale T01 e l'etichetta riporta i nomi delle due zone. Facciamo doppio clic sul terminale per far apparire la finestra di configurazione. Diamo un nome alla zona 1 scrivendo DT cucina nel campo descrizione. Abbiamo scritto DT per indicare che tipo di sensore è, cioè a doppia tecnologia, e cucina è il luogo in cui è stato installato il sensore. Configuriamo anche la zona 2. Questa zona, anziché corrispondere all'uscita di allarme del secondo sensore, la faremo coincidere con l'uscita AM di antimascheramento del sensore. La chiamiamo DT cucina mask. Torniamo nella zona 1. Il bilanciamento zona doppia, come possiamo vedere dall'ohmetro grafico, non rileva il cortocircuito. Un valore di resistenza pari a 0 sul terminale corrisponde allo stato di riposo. Se vogliamo che la centrale rilevi la manomissione da cortocircuito, dobbiamo selezionare la voce zona doppia con end of line nel campo di bilanciamento. Ora nell'ohmetro grafico sono presenti 6 fasce ed ognuna di queste corrisponde a uno stato specifico del nostro sensore. Se posizioniamo il mouse su ogni fascia colorata, appariranno delle etichette che ne descrivono il significato. La prima in basso corrisponde allo stato di cortocircuito. La fascia verde ha lo stato di riposo in cui le uscite di allarme e di antimascheramento del sensore sono chiuse. Appena sopra la fascia verde abbiamo uno stato in cui la zona 1 è in allarme e la zona 2 è a riposo. Nel nostro caso significa che il sensore è in allarme, uscita PIR aperta e uscita M chiusa. Ancora più sopra, rappresentato dalla fascia arancione, abbiamo lo stato in cui la zona 1 è a riposo e la zona 2 in allarme. Nel nostro caso abbiamo il sensore in antimascheramento, uscita PIR chiusa, uscita M aperta. La fascia rossa con l'etichetta allarme indica che entrambe le zone sono in allarme. Nel nostro caso significa che il sensore è sia in allarme che in antimascheramento. Uscita PIR aperta, uscita AM aperta. Infine, l'ultima fascia gialla, che rappresenta lo stato di sabotaggio, significa che il circuito sul terminale T01 è stato interrotto o il coperchio del sensore è stato aperto. Non dimentichiamo che la zona 2, nel nostro caso, deve essere di tipo 24 ore, poiché un tentativo di mascheramento deve essere segnalato sia dall'allarme inserito che disinserito. Il tipo 24 ore abilita la generazione dell'allarme indipendentemente dallo stato di inserimento del sistema. Con questo è tutto, se il video vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere cliccando su mi piace. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video in cui effettueremo delle prove sulle uscite di allarme e di antimascheramento del sensore.